panoramica sulla formazione iniziando da? Assedante, chitarra, voce. Chitarra, voce, ma fai anche, non so, testi, musica? Sì, testi, lyrics, sì, musica, arrangiamenti, sì, Miss Chain per l'appunto, and? Franz Barcella e noi tre siamo i Broken Hills, Miss Chain and the Broken Hills. Silva, la chitarra, cori e un po' di farfisa. Bruno, batteria e grandi sorrisi, grandi per tutti. Sorrisi. Ma anche fratello di? Ma anche fratello del bassista. Siete stati presi in coppia, dice, prendo questo due, pago uno. Esatto, questo va di meno in due, era un'offerta. E questo qua, c'è un po' di riflesso, dovresti, ecco, metterlo così, diciamo è una foto tipo, non so, mi ricorda un po' Creedence Clearwater Revival, com'era il Green River? Green River. E che stanno con i cappotti, le giacche su un ruscelletto misero, però insomma un ruscelletto in un bosco. Miss Chain and the Broken Hills da Chirotti. Va bene, il titolo dell'album è? The Dawn. Che significa? L'alba. L'alba, ecco. Potresti voltare un attimo, sì, il 45, certo, prego, giri, notare i testi in giapponese. Come mai in giapponese? Perché ci apprezzano molto i giapponesi, quindi abbiamo deciso di fare un 7 pollici anche per loro e abbiamo detto perché non omaggiarli, visto che sono grandi fans, omaggiarli con un 7 pollici tutto in giapponese, è cantato anche in giapponese. Ti faccio vedere questo CD che comunque è sempre stile Creedence. Ci conoscevamo tutti da molto perché frequentiamo tutti da sempre centri sociali, locali, concerti punk rock, eccetera eccetera, e niente, avevo dei pezzi che erano un po' più pop rispetto a quelli che suonavo all'epoca col mio gruppo precedente. Ho deciso di registrarli, messi su MySpace, molto molto sorpresa c'è stata un'etichetta americana che ha deciso di realizzare il primo 7 pollici assieme alla Rigia Pop Italiana. Quindi piacquero. Piacquero questi pezzi e da lì decisi che forse volevo suonarli dal vivo assieme a qualcun altro e allora dai e i fratelli Barcella, che già conoscevo appunto, e Silva che abita dove sto io a Vicenza, e abbiamo deciso di formare il gruppo e da lì siamo partiti in quarta. Uno studio di registrazione in analogico, cioè veramente solo i matti fanno una cosa così. Solo i matti e più matti. No, allora faccio un esempio, so, registratore, mixer, cose, che marche sono, che modelli sono. Ah, ok, che poi sono quelli che abbiamo usato per il disco, quindi si può ricollegare. Il mixer è un Neotech serie 2 degli anni 70, americano. Il registratore è uno Studer 80 16 canali e tutto outboard vintage e microfoni Sennheiser, HPG, chi più ne ha più ne mette, insomma, dannata. La chitarra è uno strumento che nasce dall'evoluzione del liuto. La chitarra è una La tua, quella chitarra di Frankenstein. È un po' una Telecaster, un po' una Stratocaster, ha questi pick-up che sembrano i P90, ma P90 non sono. Ha il B-Bender per il C che ho tolto perché si è rotto, però suonava benissimo e a me interessa quello. Allora, infatti il suono è bello. Il basso invece è un elegantissimo basso bianco. È un Precision, è una reissue del 62. E basta. Di un'eleganza unica. Non lo cambierò mai per tutta la vita finché qualcuno non me lo ruba. Spero non me lo stia rubando adesso. No. Incrocia le dita scaramanticamente, non si fa. Tu invece c'hai una chitarra rossa, fiammante, stupenda. Fiammante, sì, una Epiphone arrivata dall'America. L'hanno portata degli amici. E molto bella, semiacustica, bella. Questo album quanto vi è costato di tempo, sudore e lacrime? Tante lacrime, tantissime. Sudore abbastanza, perché comunque abbiamo registrato che era ancora estate, faceva ancora molto caldo. E tempo anche, tanto tempo. Le registrazioni in realtà le abbiamo fatte in 2 settimane, abbiamo fatto prese diretta. E poi però c'è tutto un lavoro dietro comunque,
quindi missaggio, sì. Missaggio, editing, tutto quanto, il mastering finale, insomma. Esatto, esatto, è stata sì. Ci abbiamo messo più o meno ancora altre due settimane a mixarlo e poi abbiamo mandato tutto a Londra a Ion Astley che l'ha masterizzato. Il disco, l'LP è uscito per la Bachelor Records, che è un'etichetta austriaca di un nostro grande amico Elmar. E per l'Italia è uscita per Tre Accordi Records e in America uscirà per Burger Records. In Giappone? Giappone per Yahoon Records. C'è una distribuzione digitale? Sì, su tutte le piattaforme, Spotify, iTunes, Bandcamp, tutto quello che vuoi ce l'abbiamo. Chi vuole il vinile a chi lo deve chiedere? Sul nostro Bandcamp può ordinarlo direttamente da lì. O altrimenti nei migliori negozi di dischi o anche di giocattoli e basta. Bandcamp. Possiamo introdurti un nostro caro amico che direi di sì. Salve. È lui. Salve, buonasera. Nome e cognome? Sono Marco Sanino, sono il proprietario di questo negozio. Complimenti, non ti posso dare la mano che ce l'ho occupata, ma complimenti perché vedo che questo negozio tira da matti, è pieno di gente. Oggi è un'occasione particolare. In linea generale c'è un sacco di gente che lo frequenta, ma insomma. E oggi ospiti questi giovani? Sì, loro, sì. Quanti? Loro, lei. Sarebbe necessario, anche per quelli che hanno già googolato, dare un po' di indirizzi. Gli diamo gli stessi indirizzi che troveranno nella descrizione del video. Uno fa mostra altro e trova tutti gli indirizzi. Proviamo a darglieli. Allora, questa sera suoniamo al New England Pub, ad esempio, di... Indirizzi... Penso indirizzi... Allora, risintonizziamo un attimo il chitarrista. Allora, quelli che hanno googolato hanno trovato... Che indirizzi hanno trovato? www, poi... facebook.com/Miss Jane and the Broken Hills. Lì trovate tutte le date, tutti gli aggiornamenti, gossip, tag, cose per giovani, Garage 2000 e quant'altro. Abbiamo anche Bandcamp dove si possono comprare, ascoltare e comprare i dischi. E quindi www.bandcamp.com/Miss Jane and the Broken Hills e comunque attraverso Google basta scrivere il nome del gruppo e escono subito tutti questi link che rimandano a noi. Al Forte Fanfulla c'è stato un concerto credo strepitoso, io non c'ero ma credo sia stato strepitoso. Sì, è stato veramente bellissimo, c'è stata la nostra prima volta a Roma e ci siamo sentiti a casa fondamentalmente, quindi ringraziamo tutti quanti, bello, vogliamo ritornare. C'è stata una folla delirante? Delirio, sì, tutti in delirio, pieno di gente. Un sacco di lancio di fiori, sì, di mutandine, reggiseni a me, sì, cioè proprio è stata una cosa pazzesca. E poi un grande DJ set, tutti visibili, proprio cose spaziali. È stato molto bello conoscervi, tornate presto e grazie della partecipazione ai nostri programmi. Grazie a voi. Grazie. No, manda uno perché sa lui come fa. La dura vita del musicista. Legge del gol.